Siete pronti a vedere che cosa si nasconde dietro questo piccolo forum? Bene! Benvenuti in questo nuovo video! Stavo per cadere, male! Ok, non c'è nessuno, perfetto. Benvenuti in questo nuovo video e io sono il pony che si nasconde dietro lei. Cioè, la persona che si nasconde dietro il pony. E già, perché io sono MLP Jerusalem, come l'avete capito nel mio canale, perché vi devo dire delle news e questo video lo farò solo così, in carne ed ossa, io. Anche se è un pochino più facile perché così col pony veramente era un caos. E anche così perché dovevo fare... perché veramente... Ora vado meglio. La prima cosa... in questo canale faccio... I miei primi video sono vlog. Poi ho pensato... Ma va, come quarto video voglio fare qualcosa, mi servirebbe un'idea. Challenge, farò una challenge. Sì, anch'io faccio challenge. E quindi lo farò con una mia amica, Giuliana. Ciao Giuliana, se stai guardando questo video, ti saluto. E, non vi spoiler che challenge è, perché se non dice... Ah, ma io so come si gioca. Uffa, non lo vedo questo video. No, non vi spoiler niente. Però, non importa, non so se... quando posso fare questa challenge, ma credo presto. Seconda cosa, da un sacco di tempo in questi video pensando, ah, ma sarebbe bello fare un toy hunting. Sì, un toy hunting bello, ma il problema è che non posso farli di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì non posso. Ma forse il sabato e la domenica posso darvi un bel video. Toy hunting. Eh? Eh? E infatti... aspettate un toy hunting. Poi la terza cosa è che... che mi serve una ditta. Visto che voi guardate questo video e io sono contenta, questo piccolo pony, ci finite vlog con questo piccolo pony o vlog così? Cane e l'ossa, la piccola giada. Consigliatelo nei commenti e vedrò di accontentarvi. Questa cosa. La quarta cosa è un pochino più importante perché i miei video non sono una grafica questa meravigliosa, perché no, io faccio solo, prendo solo una telecamera e incomincio il video perché... però mi serve proprio un consiglio, quindi qui sotto nei commenti ditemi un consiglio. Se tipo Giada, un po' di luce se lo puoi mettere, vedrai che i tuoi video saranno perfetti. Oppure Giada, se, che niente, se prendi uno sfondo tipo una cosa lì tra i video che mi avete visti, dite qual è il vostro sfondo dove vi trovate meglio. E io vedrò di accontentarvi, tranquilli. Se mi fate così di questo genere non vi denuncerò, tipo, questo. No, perché mi aiutano molto. E poi non mi aiutano quelli là tipo, boh, fa schifo, neanche un miracolo se riuscirà ad avere quei tanti iscritti. Per essere gentile, voi fate schifo. Perfetto, io faccio un video al giorno, cioè come il giorno prima ho fatto un video, poi lo carico e vabbè, voi lo sapete già tutto perché gli altri video l'avete già visti e quindi sapete già di cosa intendo. E quindi li avrete ogni giorno le notifiche. Evviva! Quinta cosa, questa è abbastanza importante, i video li faccio ogni giorno, però ci sono dei giorni in cui non,
Non credo che riesco a farli. Quindi se non carico video per un giorno non è che dice. In realtà io questo video il giorno prima e quando esce tipo il mio primo video, io registro il secondo, così il giorno dopo metto in aria il primo, poi il secondo. Non è successo niente. Ok, quindi adesso c'è il commento, mi dite, ma scrivo, sei brutta, non le ascolterò, ascolterò solo i complimenti o i consigli. Mi raccomando, se mi chiedete sui commenti i miei saluti, io vi saluterò senza nessun problema. Ok? Bene, noi ci vediamo al prossimo video. Da Giada è tutto, ciao! Spegniti!